dolori alle ginocchia, con difficoltà a camminare, a salire e scendere le scale. A cosa sono dovuti? Il professor Enzo Denaro, ortopedico all'ospedale Campus Biomedico di Roma. Allora, le cause di questi dolori? Le cause di questi dolori sono normalmente dovute per il 90% dei casi all'usura della cartilagine che riveste le ginocchia. Le ginocchia hanno una cartilagine attraverso cui scivolano le articolazioni, esattamente come le gomme della macchina. Ma perché questa cartilagine si usura? Perché con l'età l'usura porta alla scomparsa di questo tappeto e le ossa toccano le ossa e viene il dolore. Come intervenire? Le prime terapie? Nei soggetti giovani che hanno queste deformità bisogna mettere in atto una chirurgia di correzione. A 40 anni un ginocchio varo bisogna correggerlo, se no è destinato a una chirurgia maggiore. Nei soggetti più anziani, nelle forme iniziali, lubrificare le ginocchia, acido ialuronico, concentrato piastrinico, addirittura il grasso addominale. Quando queste cose si esauriscono perché l'entità del danno è maggiore, c'è la sostituzione del ginocchio mediante le protesi. Protesi di ogni tipo, personalizzate oggi si dice. Sì, perché hanno un'ancillarità tale le protesi che uno può adattare al paziente quello di cui ha bisogno, come posizione, come taglia, come tipologia anche, come legata anche alla qualità dell'osso. E oggi è una chirurgia molto molto diffusa con dei risultati eccellenti nel tempo.